Alessandro, raccontaci Ciao. Un po' dei tuoi marchi. Allora, Mercatopoli è un negozio dell'usato che vende dall'abbigliamento ai mobili per la casa, e la grande differenza è che è impostato come un negozio, perché noi ci ispiriamo al mondo del retail, quindi cerchiamo di creare un contesto per un oggetto usato simile a quello che è la proposta di un oggetto nuovo, quindi un negozio in tutto e per tutto, sia quindi per la cura degli allestimenti, sia per quanto riguarda il tipo di negozio, ma soprattutto anche per la formazione dell'imprenditore, cercando quindi di aiutare il consumatore, la persona che entra in negozio, a fare le scelte migliori, sia in termini di acquisto del prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo, e sia anche in termini di sostenibilità. Infatti è un format molto sostenibile. Come nasce questa intuizione? Beh, l'intuizione nasce perché eravamo sul mercato con un software, e da lì abbiamo trovato un imprenditore che voleva sviluppare un business di questo tipo. Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme e poi ci piaceva a tal punto che ci siamo voluti lanciare in questo mercato. Parliamo però del millennio precedente, perché comunque la società ha 35 anni e quindi in 35 anni abbiamo fatto parecchia strada. Oggi la sostenibilità è diventata un trend. Nel 2000, quando siamo partiti noi con i primi negozi con il nostro marchio, di sostenibilità non parlava nessuno. Il fatto di avere un oggetto di seconda mano è comunque un modo per allungare il ciclo di vita del prodotto. Certo. Quindi diminuisci l'impatto dei nostri consumi sul pianeta e dall'altra parte diminuisci la produzione del prodotto nuovo. Infatti mi verrebbe da chiedere, come avete fatto a penetrare il mercato quando la sostenibilità non era un trend? La formula del franchising vi ha aiutato? Sicuramente la formula del franchising ci ha aiutato. Il franchising ha sempre questi pro e questi contro. Il pro è che ti aiuta a sviluppare velocemente una rete commerciale, il contro è che dialoghi con tanti imprenditori che hanno svariate idee, quindi potrebbero fare un utilizzo del tuo marchio che è diverso rispetto a quello che avevi pensato tu. Quindi c'è sempre questo continuo aggiustamento e questa continuo condividere della vision e quindi della direzione che l'azienda vuole prendere con gli imprenditori affiliati, e quindi questo è importante. Nell'usato c'è un problema di percezione, nel senso che l'usato è sempre stato associato un po' alla povertà, quindi io compravo usato perché il nuovo non me lo potevo permettere, e il modo per cui noi siamo riusciti a bypassare questa percezione, questo pensiero, è stato proprio sull'impostazione dei negozi. L'altro marchio, che è Baby Bazaar, che è un marchio destinato al mondo dell'infanzia, è proprio la ciliegina sulla torta, perché sappiamo che per una mamma che ha tantissima cura ovviamente per le scelte che fa per suo figlio, scegliere un oggetto usato è veramente un atto di coraggio, se vogliamo, che viene fatto per una questione di sostenibilità, ma anche di risparmio economico, ma anche perché entra a far parte di una community di mamme che in un qualche modo con la quale condivide dei valori. E gli oggetti hanno cioè immagino ci siano tipo degli antibatterici, che tipo di oggetti allora, parliamo? Noi parliamo con un cliente, quindi una mamma, che porta in vendita degli oggetti di sua proprietà. Tipo anche un biberon, per dire. I biberon di solito non li prendiamo, però il tiralatte sì, per esempio, okay, rispetto allo scalda biberon o ad altre cose. Allora noi facciamo un'opera di selezione, cioè i nostri imprenditori che gestiscono i negozi sono formati per fare una grossa selezione, sia dell'abbigliamento, sia dei giocattoli, sia delle attrezzature. Okay. E quindi praticamente l'oggetto viene esposto come nuovo, e quindi nella massima garanzia. Se noi inserissimo comunque dei processi di igienizzazione o di trattamento, tradiremmo, se vogliamo, quel patto che abbiamo con il nostro cliente venditore, che si sente in dovere di portarci le cose perfette. Grazie. Va bene? Mille. Grazie a te, Sara.